E comunque è stato un bel momento, cioè la mostra è stata lì un mese, ci sono i video poi perché c'è questa intervista di Sì, Camilleri perché bellissima che è stata Camilleri è fatta stato non solo uno degli compagno autori di televisivi, Accademia, sì. compagno di Accademia con Sì. ricordi, vari episodi, insomma poi erano siciliani tutti e due, poi si sono incontrati dal punto di vista intellettuale perché lui nell'intervista racconta questo episodio in cui andarono a una festa a Fregene, si rompevano le scatole, vabbè, evidentemente c'era poco da broccolare conoscendoli. E su un tavolino di questa casa trovarono una rivista che si chiamava La Balestre e dentro c'era un testo di Gide o di Genet, c'è un vuoto. Comunque, praticamente loro hanno rubato questa rivista e se ne sono tornati a Roma e si sono messi alacremente a tradurre e cosare, hanno preso contatto con credo fosse Genè, cavolo, non me lo ricordo in questo momento, che hanno trovato, che cos'altro, alla fine l'hanno incontrato, cioè una cosa, no? E In questa questa, intervista c'è ecco questa la storia. memoria, no? Sì. Questa cosa, se vuoi, io l'ho vissuta in modo simile, nel senso che con mio marito eravamo a Londra, lui è andato ad Edimburgo per il festival a vedere degli spettacoli, e a un certo punto mi chiama e non mi scorderò mai, cabina telefonica perché non c'erano i cellulari, non c'era, quindi per questo io prima ti insistevo dicendo volontà, perché non è solamente una questione di mezzi, è una questione di volontà. E Esatto. mi dice: cerca il nome William Mastro Simone sull'elenco, vedi se riesci. È di origini italiane. Insomma, io nella cabina del telefono a Londra prendo tutti i Mastro Simone, cose, cioè chiamo finché trovo questo signore, gli dico che mio marito è un attore che è interessato a comprare i diritti del suo testo che si chiamava Hanging the President. Lui dice che è interessato, va benissimo, gli piacerebbe, sarebbe una scusa per tornare in Italia, che lui vive a Londra, era un paio, era giovane e Sì. tutto. Torniamo in Italia, prendiamo i diritti, cioè per dirti. Oggi questa volontà, questo entusiasmo, se vuoi anche, questo senso di si può fare tutto, non ce l'hanno i ragazzi. Hanno internet, per cui sarebbe molto più facile per mio papà e Camilleri trovare Sì. Genè e per me e Bruno trovare Mastro Simone. Ma non hanno più quella spinta del io posso fare tutto. Alla passione per la fantascienza. Per esempio, un altro fan, Luigi Valerio, ci ha regalato un'intervista del 78 su. Era un convegno di fantascienza. Lui è stato invitato a un convegno di fantascienza, adesso non ricordo precisamente la cosa, e c'è più di mezz'ora di intervista che è proprio una chiacchiera. Sì, Intervista di tuo padre su argomenti di fantascienza, sì, sì, sì. beh, letteratura, cinema. Letteratura, quindi lui cita, lui racconta il perché è diventato un fan della fantascienza, fa tutta un'analisi sugli scrittori, sulle cose, difende Star Wars perché il primo episodio lo vedemmo insieme, me lo ricordo, e quindi parla poi di quello che stava diventando con il cinema, la fantascienza, ma è molto interessante, anche perché è una chiacchierata, cioè è molto mio papà come me lo ricordo io. Informale. Non è un personaggio, capito? Certo. Ci sono altri documenti che magari non so, c'è cioè, ieri e oggi del 74, ci sono insomma ospitate che lui faceva perché magari veniva invitato e così, ma sono comunque più costruite, no? Perché comunque era ospite, invece lì è proprio una chiacchierata, sono seduti su un divano, anche fisicamente molto rilassato. È molto bello, infatti adesso stiamo cercando anche questa è una storia bellissima secondo me. Luigi Valerio ha scritto sulla sua pagina che aveva neanche il VHS ma il VCR, credo, e non poteva metterlo in DVD. Silvana da Trieste gli ha detto: se si fida, se vuole, me lo mandi. E
Lui gliel'ha mandato, Silvana l'ha trasportato su DVD, ha mandato il DVD a me, io l'ho mandato a mio zio, ce lo siamo visti tutti, l'abbiamo commentato, eccetera, e adesso stiamo cercando con i tempi possibili di fare un piccolissimo cappello che spieghi, che è per metterlo su YouTube, perché anche lì Silvana ha fatto un canale YouTube dove c'è praticamente tutto di mio padre, meno il diritto castigo non esiste più, il vizio assurdo, non, i diritti sono di Rai Tech, quindi non sono stati, come dire, però cioè, anche lì è sono un sacco di visualizzazioni, ci sono un sacco di commenti, tutto questo è grazie a internet. Certo, grazie alla pagina fan che ha messo insieme tante intelligenze Sì, di appassionati, ma non solo appassionati, e anche di... volontà. Esatto. Ed è un esempio di quello che si può fare Sì. per rendere più vitale il passato Assolutamente. con uno strumento contemporaneo. Sì.